senso già per il semplice sogno di Adele Coba. Abbiamo partecipato ieri alla manifestazione invece da fare for Future, alla manifestazione nazionale di oggi, perché crediamo che sia fondamentale far convergere percorsi concreti di lotta per far fronte alla pesantissima situazione che stiamo attraversando, dal persistere della pandemia alla guerra di invasione dell'Ucraina da parte della Russia, alle conseguenze che stanno derivando per le condizioni di vita nel nostro paese e nel mondo intero. Abbiamo fatto nostro lo slogan Insorgiamo, che dallo scorso luglio sta risuonando nelle piazze e negli spazi pubblici di discussione. Uno slogan che non è solo legato alla singola vertenza di CKN, ma che investe l'intera complessità dell'agire sociale, politico, in una fase di trasformazioni tanto tragiche quanto epocali. Insorgere significa tentare di ribaltare rapporti di forza nei luoghi di lavoro e nella società, perché non esiste altro mezzo per garantirci un futuro migliore se non la lotta qui ed ora. Una lotta che deve ricomporre una miriade di pezzi, che punta alla vera transizione di sistema, contro l'utilizzo dei combustibili fossili, del nucleare, contro il greenwashing, contro ogni guerra, contro ogni sfruttamento dei nostri corpi. Siamo qua per ribadire il legame indissolubile tra la giustizia climatica e sociale, la necessità di liberarci dal sistema basato sulla guerra, sulla supremazia del profitto, sull'estrattivismo, sul debito imposto dalle oligarchie finanziarie che controllano ogni forma di vita. Questa guerra sta aggravando la crisi climatica e la crisi sociale, con i governi europei che intendono ricorrere ancora di più a fonti energetiche fossili, con l'incremento delle spese militari, il discapito degli investimenti fondamentali su welfare e sanità. Insorgiamo contro i prezzi che aumentano, insorgiamo perché ci rifiutiamo di sostenere i costi di una transizione ecologica che ora ci vogliono negare nel nome dell'unità dentro lo sforzo bellico. Vogliamo anche evidenziare un fondamentale terreno di conflitto che è quello della democrazia. Così come nei territori non possiamo accettare che siano imposte sulle nostre teste grandi opere inutili, produzioni di morte o vati militari, allo stesso tempo non possiamo accettare che nei posti di lavoro organizzazioni sindacali burocratiche, troppo spesso complici delle scelte aziendali come CGL, CGL, UIL, esercitano il monopolio della rappresentanza, anche in migliaia di luoghi di lavoro in cui non solo non rappresentano i lavoratori e le lavoratrici, ma sono diventate strumento fondamentale per reprimere le lotte e per cancellare i diritti sindacali acquisiti. Se si vuole costruire una convergenza vera delle lotte, non si può prescindere da questo aspetto. La manifestazione di oggi è una rappresentazione viva di un percorso di convergenza di queste lotte, che ci parla della necessità dell'introduzione di un reddito di base incondizionato e di un salario minimo. Non solo, vogliamo che venga agito il blocco di tutti gli sfratti e gli licenziamenti, il blocco degli distacchi per chi non può pagare le bollette. Ci deve essere una calmierazione dei generi di prima necessità, l'eliminazione immediata dell'accesa sui carburanti, l'energia elettrica e il gas, l'eliminazione della tassazione indiretta che incide in maniera pesante sulle fasce di reddito più basse ed aumentare il livello di tassazione progressiva. Vogliamo il definanziamento completo delle spese militari di polizia e l'introduzione di una tassazione che colpisca le grandi rendite finanziarie, i grandi patrimoni immobiliari e immobiliari. Si deve imporre bene da tutte le multinazionali del fossile la bonifica dei territori depredati e devastati, così come la redistribuzione dei loro profitti. Abbiamo bisogno che aumenti ovunque il trasporto pubblico urbano e extraurbano a favore della mobilità alternativa. Vogliamo che vengano investiti ingenti risorse nella scuola pubblica. Infine, tutte dobbiamo avere la possibilità di organizzarci, dobbiamo poter decidere sulle scelte che ci riguardano direttamente, nelle città, nei quartieri, nei territori, nei luoghi di lavoro. Sicuramente siamo tutte e tutti d'accordo con queste cose, noi che siamo qui oggi. Il punto è che dobbiamo praticarle, la confluenza, l'intersindacalità, l'intersezionalità, uscire dai nostri orticelli. Per questo siamo venuti qua in piazza oggi con un appello unitario a noi, di quei centri sociali del nord-est e la GL. E per questi motivi noi vogliamo lanciare anche una settimana di mobilitazione nei territori contro il caro vita. Vogliamo farlo con tutte coloro che si organizzano in comitati, collettive sul femministe, sindacati di base, assemblee, tutte coloro che ogni giorno toccano con mano l'attacco alla qualità della nostra vita. Dobbiamo opporci e rilanciare i nostri bisogni.
il bisogno di vivere una vita degna. Insorgiamo perché siamo contro tutte le guerre, ma perché è giusto e necessario combattere la guerra che i potenti del mondo stanno facendo contro di noi, contro chi subisce sulla propria pelle quelle guerre, contro le politiche capitalistiche. C'è una guerra che si sta portando via al futuro, un futuro per il quale invece vogliamo continuare a lottare. Grazie a tutti.